Lescano, pronto a tornare in campo per quella che ad oggi è la partita più importante della stagione? Sì, sì, siamo molto carichi e niente, abbiamo lavorato bene questi giorni di allenamento. Io sono pronto, sono carico e niente, vedo anche i miei compagni belli, belli carichi e speriamo di fare una grande partita. Tornerà lo stadio Adriatico pieno? Sì, sì, stamattina ho visto qualche video che mi hanno fatto vedere lì al centro sportivo e bellissimo, io l'ho visto contro l'Inter Villarreal che sembra veramente uno stadio da un'atmosfera magica. Speriamo che anche domenica sia così per la squadra della città. Catanzaro, che partita ti aspetti? È una partita vera, una partita fra due squadre che a oggi hanno dimostrato di essere insieme al Crotone le più forti del campionato. Loro hanno giocatori fortissimi, anche di categorie superiori. Ma anche noi, se siamo lì, non è un caso e quindi ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà. Da un lato Facundo Lescano, dall'altro Pietro Iemmello. Sì, diciamo che niente, io penso a me, lui è un grande giocatore, un grande attaccante, ha fatto la Serie A, ha fatto la Serie B tanti anni, ora è tornato a casa e comunque penso che i numeri per lui parlino da solo e io ho ancora tanta strada da fare per arrivare a quello che ha fatto lui. Ti chiedo se un pari potrebbe andar bene, visto che manca ancora tantissimo alla fine. Ma non credo che nessuna delle due squadre pensi a pareggiare, secondo me le due squadre giocheranno a viso aperto e noi sicuramente vorremmo vincere davanti ai nostri tifosi per agganciarli, loro comunque vincendo andrebbero a 6 punti, quindi tra virgolette forse il pareggio fa più contento il Crotone, nessuna delle due squadre né noi nel Catanzaro, quindi secondo me giocheremo alla morte. Mi sono dimenticato di chiedertelo all'inizio, la gamba tutto a posto? Sì, sì, tutto bene, ho recuperato e niente, sono cose che succedono, purtroppo venivo da 5 gol in 5 partite, ho avuto questo problema all'adduttore col Messina che mi ha tenuto fuori queste due partite, però adesso ho lavorato anche nei giorni liberi, anche devo ringraziare i fisioterapisti e la dottoressa che mi hanno dato una grossa mano, adesso sto bene.